Buonasera e bentrovati alla seconda edizione del TG6. Dal 1 gennaio è scattato il rincaro dei pedaggi su A24 e A25, l'autostrada dei parchi aumenta ancora il costo per gli automobilisti e parte la polemica da parte di SEL e Rifondazione Comunista in difesa dei pendolari che subiranno le conseguenze più gravi. Francesca Romanatessi. Aumenti record in Abruzzo per il pedaggio autostradale su A24 e A25. Scoppia la polemica sull'autostrada dei parchi del gruppo Toto che ormai da anni fissa al 1 gennaio il rincaro. Da un lato la preoccupazione dei pendolari e dall'altra le contestazioni da parte di chi dice che il governatore D'Alfonso avrebbe potuto agire in tempo per evitarlo. Il presidente della regione è anche un dirigente dell'ANAS, quindi un esperto della materia. Non so se anche all'ANAS abbia fatto le stesse cose. Comunque D'Alfonso doveva attivarsi per tempo e non essere tallonato dall'opposizione di centrodestra per un intervento rispetto al rincaro delle tariffe, perché queste cose D'Alfonso le conosce come le sue tasche e quindi avrebbe dovuto fare un'azione che non c'è stata. Il presidente è ovunque, ma quando serve non c'è. Insomma, la politica è al servizio di questi concessionari. In Abruzzo poi in particolare arriviamo il top perché abbiamo l'attuale presidente che in sede processuale per difendersi rispetto alle elargizioni di vario tipo, denaro, viaggi, eccetera, che riceveva regali, che riceveva da Toto, si è difeso dicendo che lui era il damo di compagnia ed era di famiglia, quindi c'è un conflitto di interesse enorme. Quasi 20 euro per la tratta Chieti-Roma, 185 km in tutto e intanto la società Toto S.P.A. giustifica il rincaro adducendo una tassazione al 57% e un 43% destinato invece al mantenimento dei servizi. Innanzitutto noi non dimentichiamo mai che l'autostrada è stata finanziata dallo Stato, quindi dai cittadini della fiscalità generale. Come per altre autostrade poi a un certo punto sono intervenuti i privati che hanno delle concessioni. Ora queste concessioni però non possono significare che l'infrastruttura va in degrado, non c'è un'adeguata manutenzione e i profitti vengono incamerati dai privati. Ora questo non vuol dire da parte mia ignorare i problemi che ci sono, per carità, stiamo parlando di un'autostrada di montagna, di un'autostrada che ha un bisogno particolare di cura e di manutenzione. Però non può essere fatto sempre e solo a carico dei cittadini e degli autotrasportatori e degli utenti che a volte utilizzano l'autostrada solo per andare a lavorare. L'Abruzzo inizia il 2016 con l'arrivo di fondi destinati al rischio idrogeologico e con l'annuncio dell'attuazione del piano cave mai applicato dalla sua istituzione nel lontano 78. Il sottosegretario Mario Mazzocca spiega i provvedimenti in corso e le preoccupazioni per l'arrivo dell'annunciato maltempo. Ascoltiamo. Approvazione del bilancio della Giunta alle prime ore del 31 dicembre scorso. Se da un lato si approva il piano con i capitoli di spesa per il 2016, dall'altro il giorno di San Silvestro sono arrivati gli ultimi fondi per l'imponente opera di messa in sicurezza del territorio contro il rischio idrogeologico. È una preoccupazione, lo sarà sempre, tant'è che da poco abbiamo presentato il nostro piano di adattamento ai cambiamenti climatici. Non è un caso che a livello mondiale, europeo e quindi anche italiano si parli sempre più di adattamento e sempre meno di mitigazione del rischio e quindi credo che sia una misura non solo indispensabile ma che ci permetterà di economizzare sulle risorse altrove allocabili se noi agiamo anche qui bene in tempi certi e risoluti. Prima Regione d'Italia ha lanciato questo piano alla fine di dicembre, dopo l'esperienza svolta presso la COP21 a Parigi, anche in rappresentanza del governo italiano, oltre che della Commissione europea, come Regione eravamo stati scelti all'UOPO, e proprio in queste ore, il 31, abbiamo ricevuto un ulteriore tassello, abbiamo concretizzato un ulteriore tassello di questa strategia.
Tra i propositi per il nuovo anno, poi, l'assessore Mario Mazzocca annuncia l'attuazione del cosiddetto piano cave, introdotto nel lontano 1978 e mai applicato fino ad oggi. Tecnicamente si chiama piano regionale per le attività estrattive, la regione Abruzzo era l'unica a non averla anche qui, e nonostante in passato fosse stato annunciato ripetutamente, è un piano che ci permetterà di incidere in maniera, ci auspichiamo noi, sicuramente benefica per lo stato del territorio, soprattutto per quanto attiene il consumo dell'uso del suolo, che necessita sicuramente di una regolamentazione ormai al passo con i tempi. Avvieremo a breve le attività di consultazioni con i portatori di interesse generale e particolare affinché questo piano diventi a presto assurga una dimensione pienamente operativa. Sono state aperte le buste che hanno indicato l'azienda che eseguirà i lavori della seggiovia sul Gran Sasso, sarà ristrutturato anche lo storico albergo di Campo Imperatore e verranno sistemati i valloni. Daniela Rosone. Sarà la ditta Leitner ad eseguire i lavori sulla seggiovia delle Fontari nella stazione sciistica di Campo Imperatore. L'apertura delle buste ha portato a questo risultato. Ora ovviamente ci sarà da predisporre il nuovo progetto, che dovrà tener conto delle disposizioni della Commissione VIA, valutazione di impatto ambientale della Regione Abruzzo, che a dicembre, come sapete, ha imposto delle modifiche accogliendo le obiezioni degli ambientalisti. Secondo la proposta iniziale, infatti, c'era una modifica nell'attuale tracciato e l'impianto sarebbe dovuto sorgere più a valle. Salvo quindi a fine 2015 il contributo FAS per realizzare l'opera. Un risultato molto importante, secondo il sindaco Massimo Cialente. Sui fondi previsti per il rilancio del centro turistico c'è stata una rimodulazione, 7 milioni destinati alle Fontari. Per ora, come primo intervento, ci sarà la ristrutturazione dell'albergo di Campo Imperatore e poi anche la sistemazione dei valloni e lo snowpark, prima di provvedere poi ai lavori sulle Fontari, che inizieranno nei primi mesi del 2016. Un incendio è divampato la notte scorsa in un centro di autodemolizione di Contrada Carapollo a Teramo, l'origine probabilmente di origine dolosa. Un incendio, molto probabilmente di origine dolosa, ha distrutto la scorsa notte una zona dell'impianto di autodemolizione in Contrada Carapollo a Teramo. Le fiamme, originatesi da due autovetture accatastate per la rottamazione, si sono velocemente estese ad altre macchine stoccate nell'ampio cortile, impegnando squadre di vigili del fuoco dei comandi di Teramo, Pescara e Ascoli Piceno, 7 i mezzi dei vigili del fuoco presenti, con autobotti e uomini in lotta per domare le fiamme, dalla mezzanotte fino all'alba di oggi. Diverse le esplosioni dei serbatoi delle vetture in demolizione, presenti militari e agenti di carabinieri e polizia, oltre a tantissimi curiosi. Sono ora al lavoro gli uomini della scientifica della Polizia di Stato di Teramo e i tecnici dei Vigili del Fuoco, i cui rilievi tendono a far emergere la causa dell'incendio, la cui origine, come detto, potrebbe non essere accidentale, considerata l'ora e il materiale oggetto del rogo. Vecchie autovetture, sì, con residui di combustibile nei serbatoi, ma in assenza di inneschi. L'incendio, che ha attratto numerosi curiosi, era visibile dalla vicina Teramo Mare, ma anche dalla città, essendo molto alte le fiamme e ben visibili anche a chilometri di distanza. Gli abitanti delle zone limitrofe hanno rivissuto ore di panico per il rischio di estensione del fuoco, come avvenne molti anni fa, sempre nello stesso impianto di autodemolizione. Era il 30 agosto del 2007 e allora lo sfascio andò completamente distrutto e poi ricostruito ex novo. Gli agenti della squadra mobile di L'Aquila hanno arrestato un uomo di Paganica per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre, grande lavoro nell'ultima notte dell'anno anche per gli operatori del 118. Ascoltiamo. Fine dell'anno di lavoro per gli agenti della Questura dell'Aquila, che hanno arrestato un 49enne di Paganica per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato trovato in possesso di un etto di cocaina e 55 grammi di sostanza da taglio. L'arresto è avvenuto in seguito a un posto di blocco effettuato dagli uomini della squadra mobile nei pressi del casello della 24 dell'Aquila Ovest. La perquisizione personale operata nei confronti del 49enne ha dato esito negativo, mentre quella effettuata sulla vettura, una Fiat Grande Punto, ha permesso agli uomini in divisa di trovare, ben nascosti sotto il vano portoggetti del lato passeggero, due involucri di cellofan trasparente, contenenti uno 100 grammi circa lordi di cocaina e l'altro 55 grammi circa di sostanza da taglio, insieme a un bilancino di precisione. L'uomo è stato messo ai domiciliari su disposizione del GIP Guendalina Buccella a seguito di convalida chiesta dal magistrato di turno, la dottoressa Picardi.
Ultimo dell'anno di lavoro, come ogni anno, anche per il pronto soccorso dell'Aquila, che ha registrato diversi malori a causa dell'abuso di alcol. Per un ragazzo in particolare è stato necessario l'intervento del 118 con l'ambulanza. Il giovane si trovava in Piazza Duomo per festeggiare con gli amici l'arrivo del nuovo anno. Oltre a questo intervento, diversi sono stati effettuati direttamente al nosocomio aquilano, sempre per lo stesso motivo. Il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, ha tracciato un resoconto dell'attività istituzionale svolta nel 2015 e ha fissato alcuni punti strategici per il nuovo anno. Ascoltiamo quali. Sindaco, il 2015 teramano, com'è stato? Ma guarda, è stato un anno positivo, un anno dove abbiamo lavorato tanto, sicuramente un anno migliore del 2014, non c'è dubbio, un anno però dove abbiamo fatto tante cose, perché abbiamo continuato il lavoro sulla revisione della spesa. Abbiamo ridotto di quasi 3 milioni di euro la spesa sul personale. Entro il 2017 a questi 3 milioni si aggiungerà un altro milione, con quasi 100 persone che vanno in prepensionamento. Abbiamo lavorato anche sulla riduzione delle tasse, vorrei dire che per il secondo anno consecutivo abbiamo ridotto la Tari, cosa che noi abbiamo fatto, gli altri comuni hanno annunciato, noi abbiamo fatto. Quasi 15 milioni di euro di opere pubbliche, 870 mila euro di manutenzioni, poche, ma le abbiamo comunque spese, e ci sono altri 9 milioni pronti per il 2016 per nuove opere pubbliche. Di errori ne abbiamo commessi e guai se così non fosse. Abbiamo inserito la compartecipazione sul sociale e poi abbiamo dovuto, come dire, rivedere un po' il discorso condividendo, ma questo ci sta. Un buon amministratore questo fa, se si rende conto che c'è un piccolo errore torna indietro, noi questo l'abbiamo saputo fare. Programmazione per il 2016? Ma guardi, io ho indicato 4 progetti strategici, poi ce ne saranno tanti. Sicuramente il recupero dell'ex manicomio, 35 milioni di euro che la Regione ha messo su questo progetto, credo che aprirà la strada al recupero dell'ex manicomio. Poi sicuramente il Porferzi, 5 milioni di euro per la mobilità alternativa, per la banda ultralarga e per la cultura. Teramo, città del piano a bicicletta, ora basta con gli indugi, bisogna applicare questo progetto nel quale crediamo e che ci ha fatto vincere per ben 2 volte le elezioni, e poi la cura e il decoro della città. Ce n'è bisogno, almeno un mutuo di 1 milione di euro. Perturbazioni in arrivo nelle prossime ore, mentre i venti potranno lenire l'emergenza smog di cui tanto si parla negli ultimi giorni. Queste le previsioni di Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo, ascoltiamolo. Le temperature saranno un po' altalenanti perché la nostra penisola sarà interessata da perturbazioni atlantiche che si susseguiranno nel corso dei prossimi giorni. La prima della serie arriverà nelle prossime ore, sta già coprendo il cielo anche sulla nostra regione, ma si manifesterà soprattutto nel pomeriggio sera in nottata e nella giornata di domani, con delle precipitazioni in intensificazione soprattutto sulla Marsica e nell'Aquilano e sulle zone montuose, mentre sul restante orientale i fenomeni saranno meno frequenti a carattere sparso, ma saranno più probabili nella mattinata di domani. Le temperature sono previste in temporaneo aumento per effetto dei venti occidentali previsti in rinforzo. Poi da domani torneranno a diminuire, ma nuove perturbazioni si susseguiranno, come anticipato poc'anzi, nei prossimi giorni. Lunedì transiterà un nuovo sistema nuvoloso sospinto da correnti occidentali che sul versante orientale favoriranno un nuovo aumento delle temperature. Poi giungeranno le precipitazioni che riporteranno le temperature in ribasso, ma comunque saranno sempre al di sopra delle medie stagionali. Ci saranno sì delle precipitazioni, ma la nota positiva sarà il vento. Il vento previsto comunque in rinforzo, e questa è una buona notizia alla luce delle ultime notizie di cronaca riguardo all'aumento dei tassi di inquinamento nei grandi centri urbani, che dovrebbe alleviarsi, insomma dovrebbe attenuarsi proprio per i venti previsti in rinforzo, no? E anche per le precipitazioni. Comunque perturbazioni almeno fino a giovedì, poi successivamente sembra probabile l'arrivo di una nuova rimonta dell'alta pressione che, alla luce dei dati attuali a nostra disposizione, sembra poter dar luogo a un nuovo deciso miglioramento del tempo, ma ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti. Nuovi provvedimenti per il traffico veicolare a Pescara dopo l'aumento dei livelli di smog. L'amministrazione comunale fa scattare l'obbligo delle targhe alterne dal 12 gennaio e per i prossimi 3 mesi. Ascoltiamo.
Targhe alterne a Pescara a partire dal prossimo martedì 12 gennaio e non più dal 5, come annunciato precedentemente. La notizia viene ufficializzata insieme a quella che il provvedimento andrà avanti per 3 mesi, anche in caso di piogge. Martedì, giornata dedicata alle targhe pari, e il giovedì solo le dispari. Assumeremo un provvedimento che vuole andare incontro a 2 esigenze. Una, quella di combattere l'inquinamento atmosferico attraverso la riduzione delle emissioni delle polveri sottili, sia per quanto riguarda il traffico veicolare, ma anche per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento. L'altro, ridurre lo stesso traffico veicolare, che comunque è una componente importante e negativa per quanto riguarda la vita nella città di Pescara. E poi una polemica a margine: il centrodestra accusa l'amministrazione di aver posticipato di una settimana l'avvio del provvedimento per non intralciare i saldi, e Del Vecchio smentisce l'accusa. Devo dire che è assolutamente infondata. Predisporre tutto l'occorrente, da quelli che sono i piani per le linee urbane, da quelli che sono i provvedimenti che devono essere messi, da quella che è la comunicazione che bisogna fare, perché senza una comunicazione efficace, efficiente, rischiamo più disagi di quanti vogliamo evitarne. Quindi nessun escamotage per salvare questo o quella organizzazione. Assolutamente una riflessione di buonsenso che è venuta dal tavolo. In generale tutti quanti hanno detto: assessore, guardi bene che lei non ce la fa a partire dal 5, perché è una data troppo ravvicinata. Ed ora la politica, in vista delle prossime elezioni amministrative in Abruzzo ed a seguito di attente valutazioni, il senatore Paolo Arrigoni, attualmente alla guida di Noi con Salvini Abruzzo, ha nominato i seguenti coordinatori provinciali: Alfonso Magliocco per la provincia dell'Aquila, Federico Di Palma per la provincia di Chieti, Andrea Fantauzzi per la provincia di Pescara, Antonio Lattanzi per la provincia di Teramo. E la fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore, dopo il voto favorevole dei cittadini, resta inattuata. La Grande Pescara ad oggi non esiste e i radicali annunciano lo sciopero della fame a partire dalla mezzanotte. L'annuncio è quello dello sciopero della fame a partire dalla mezzanotte di oggi. A farlo sono i rappresentanti dei radicali abruzzesi, che protestano contro il non rispetto della volontà espressa con il voto a favore della fusione dei 3 comuni, Pescara, Montesilvano e Spoltore. La Grande Pescara resta un'utopia. Dunque ci troviamo dinanzi alla maggioranza dei cittadini di Spoltore, di Montesilvano e di Pescara, che chiede di fondersi in un unico comune. Io ritengo che questo referendum, benché nato con finalità consultive, oggi abbia una valenza che è politicamente invece obbligatoria, vincolante per il Consiglio regionale. Naturalmente alla politica resta la facoltà, direi l'obbligo, di determinare in che modo questa fusione dovrà essere regolamentata, ma sulla circostanza che i 3 comuni debbano fondersi credo non si possa più procrastinare la scelta. Una grave mancanza di democrazia, spiegano i radicali, che annunciano lo sciopero della fame ad oltranza fino ad un concreto intervento della regione. Si è arrivati vicini alla decisione, adesso il provvedimento è tornato in commissione, sperando forse di rimandare alle calende greche la definizione della faccenda. Noi riteniamo che non si possa più aspettare, non si possa più tollerare. La democrazia non può aspettare, non può soprattutto essere presa in giro la volontà dei cittadini. Ha detto sarà uno sciopero della fame ad oltranza, quindi chi dovrà intervenire per bloccarlo? Dovrà intervenire il Consiglio regionale, approvando, come le dicevo, o comunque dando un segno concreto in quella direzione, questo tipo di provvedimento. Cambiamo decisamente argomento. La prima neonata del 2016 si chiama Beatrice ed è venuta alla luce all'ospedale di Pescara. Il primo neonato del 2016 nell'ospedale Mazzini di Teramo è il piccolo Matteo. Stamani la visita alla famiglia del primo cittadino Maurizio Brucchi. Curiosamente non ci sono state nascite nel nosocomio teramano il 31 dicembre, ma l'ultimo è nato il 30. Il servizio. Dottoressa Marcozzi, il primo nato si chiama Matteo quest'anno e c'è anche l'ultimo.
Sì, il primo nato è Matteo alle 9.42 del 1 gennaio, l'ultimo nato è del 30 purtroppo la mattina, quindi diciamo che nonostante le tante pance qui ricoverate, le signore hanno soprasseduto ad un parto peri mezzanotte che ci sarebbe piaciuto. Il primo nato a Teramo si chiama Matteo, grande soddisfazione anche per la classica visita al primo nato del primo cittadino. Sì, certo, noi non ce l'aspettavamo anche perché è nato anche abbastanza tardi, se vogliamo, quindi erano le 9.43, invece stranamente in provincia perlomeno non c'era stata nessun'altra nascita e quindi abbiamo avuto anche questa sorpresa. Il nome Matteo perché? Il nome Matteo diciamo che è merito soprattutto della madre, perché è un nome che piaceva tanto a lei fin da bambina e piace anche a me, quindi è andata bene così. Sono troppo contenta, insomma, ma a prescindere da quando sia nato, quindi sono contenta che sia avvenuto tutto questo e sono contenta soprattutto per lui, perché appunto avendo vissuto questa esperienza, anche se ora è inconsapevole di quello che gli accade, però sarà bello poi quando crescerà magari raccontargli quanto sia stato importante anche a parte per noi naturalmente, anche mediaticamente. Ed ora passiamo alla pagina sportiva. La prossima settimana riaprirà i battenti il mercato. Il Pescara punta forte su Antonio Piccolo in uscita dal Lanciano. Intanto si avvicina il difensore dell'Udinese Maurizio Domizzi. Andrea Costantini. Resta Antonio Piccolo il principale obiettivo di mercato per potenziare il reparto offensivo del Pescara. Agli 11 gol di Lapadula e i 6 di Caprari, Massimo Oddo vorrebbe aggiungere un giocatore da 8 gol nel girone d'andata, un attaccante che oltre a vedere bene la porta potrebbe, per duttilità e caratteristiche, ben integrarsi con i potenziali compagni di reparto. Seconda punta o esterno da 4-3-3, Piccolo può rendere bene con diversi moduli. Resta però da fronteggiare la concorrenza del Novara, ma più ancora dello Spezia, che sul piatto ha messo un ingaggio importante e allettante per l'attaccante napoletano. Il Pescara può far valere i buoni uffici tra le due proprietà, ma anche il fatto che Piccolo ha una compagna abruzzese e potrebbe decidere di non allontanarsi troppo da Lanciano. Insomma, spetta al giocatore l'ultima parola, con la dirigenza frentana pronta a muoversi di conseguenza. L'arrivo di Piccolo può rimettere in discussione Andrea Cocco. Il centravanti cagliaritano ha caratteristiche diverse da Piccolo, ma un eventuale arrivo dell'attaccante della Virtus potrebbe far scivolare Cocco ancora più in basso nelle gerarchie di Oddo. A quel punto varrebbe la pena restare, cercando di sbloccarsi nel girone di ritorno, o sarebbe opportuno cambiare aria? Il Vicenza lo riprenderebbe volentieri, ma il nodo in questo caso è la formula. Il prestito secco non è pienamente gradito all'entourage biancazzurro. Sempre per l'attacco potrebbe esserci un ritorno di fiamma per il ghanese Richmond Boachie, che ha visto chiudersi anzitempo la sua esperienza in Olanda al Roda, tornando così all'Atalanta. Per la difesa si fa sempre più concreto l'arrivo in biancazzurro di Maurizio Domizzi. Il difensore garantisce il giusto livello di esperienza e cattiveria che per molto tempo sono mancate al Pescara, in concomitanza con le assenze di Campagnaro. Il modo migliore dunque di tutelarsi da eventuali ricadute che dovessero interessare il difensore argentino. Domizzi prenderà il posto lasciato libero da Bonozza, prossimo alla risoluzione del contratto. A centrocampo il Pescara farà qualcosa, anche perché Torreira andrà alla Sampdoria, che da quest'estate è proprietaria del cartellino dell'uruguaiano. Torreira quasi certamente sarà poi rigirato in prestito sempre in cadetteria, data questa partenza, e dato che Memushai nella parte finale della stagione risponderà alla convocazione della nazionale per gli europei, il reparto andrà puntellato anche al netto dell'arrivo in prestito del marocchino Ekmaidat. E l'apertura del mercato darà modo ai tanti giocatori in uscita di ricollocarsi in altre squadre. Parliamo della Virtus Lanciano. Nelle ultime ore si è fatto avanti il Siena per Gaetano Vastola. Il gennaio del grande esodo rossonero è appena iniziato e dalla prossima settimana, con l'apertura ufficiale del mercato, dalle parole si andrà ai fatti. Già detto di Antonio Piccolo, che dovrà decidere il suo destino avendo almeno tre squadre fortemente interessate al suo arrivo, in via di definizione la situazione di Raffaele Pucino. Il difensore lascerà Lanciano e tramite il Chievo Verona, società proprietaria del cartellino, sarà girato in prestito all'Avellino, dove giocherà la seconda parte del campionato. Gli Irpini hanno vinto la concorrenza della Ternana. Su Guido Marilu
lungo, attaccante in prestito dall'Atalanta, è intervenuto nei giorni scorsi il presidente del Perugia, Santopadre, che non si è sbilanciato. Non abbiamo ancora chiuso per Marilungo, non parlo finché non ci saranno le firme, ha detto il numero uno perugino, ma salvo clamorosi colpi di scena, l'affare andrà in porto. Potrebbe salutare dopo 8 anni la Virtus Lanciano il capitano Mammarella, su cui c'è l'Ascoli, ma anche il Pescara sta facendo un pensierino per riportare a casa il difensore dal sinistro fatato, nonostante un'età calcisticamente avanzata. Un altro elemento della vecchia guardia che potrebbe essere ai saluti è Gaetano Vastola, impiegato a corrente alternata nella prima parte della stagione. L'esperta mezzala può rientrare nei piani dell'ambiziosa Robursiena in Lega Pro, che dopo un girone d'andata non all'altezza sta ristrutturando l'organico e ha messo lo stesso Vastola nel mirino. Il centrocampista Luca Crecco, di proprietà della Lazio, ha trovato poco spazio e potrebbe andare via, anche se la sua posizione potrebbe essere rivalutata. Le tante partenze possono portare ad un ruolo di titolare più stabile nella seconda parte della stagione. Da capire però il contesto e la competitività di una squadra che uscirà molto cambiata, praticamente rivoluzionata dal mercato. Anche le posizioni dei vari Paghera, Bacinovic e Ferrari restano da valutare. Uno stravolgimento necessario per far quadrare i conti della società. Così resteranno i giocatori con un contratto più economicamente sostenibile e gli arrivi saranno condizionati dalla volontà di alcuni club di pagare stipendi ai giocatori che gireranno in prestito in Frentania. L'operazione salvezza, alla luce di questi fatti, sembra una mission impossible, a meno che non prenda quota, ma i tempi sono molto ristretti, l'ipotesi della cessione societaria. Con più liquidità da immettere sul mercato, in parte lo scenario cambierebbe. Andiamo in Lega Pro, in attesa dell'apertura ufficiale del calciomercato, il direttore sportivo Battisti attende la risposta del difensore Pesoli. Intanto alla comitiva rosso-blu si è aggiunto un portiere, la società sta valutando. Germana Dorazio. Tiene banco il mercato in casa dell'Aquila Calcio. In questi giorni, prima di lunedì, è attesa la risposta del difensore Emanuele Pesoli, che si è preso qualche giorno per decidere. Il direttore sportivo Alessandro Battisti resta alla finestra. Ma noi ci siamo dati come indicativamente prima della riapertura delle liste, quindi prima di lunedì. Io mi auguro che insomma tra oggi e domani ci possa essere una risposta, poi a prescindere da quella che possa essere, ognuno poi dopo vedrà, insomma. Ecco, io mi auguro che possa essere un giocatore che sposi il nostro progetto, altrimenti andremo per altre direzioni. La squadra anche ieri, primo dell'anno, ha sostenuto una seduta di allenamento. Si è aggregato il portiere Francesco Scotti, classe 83, che il DS sta valutando. Ma il portiere è Francesco Scotti, è un ragazzo che è un ragazzo, non più tanto ragazzo, è 83 che ha una buona esperienza di Lega Pro, è maturata fondamentalmente in Romagna, anche se lui è romano, è origine nel centro giovanile della Lazio. Vediamo, noi stiamo valutando per alcune situazioni, fondamentalmente anche per valutare un po' la riapertura del campionato, dove abbiamo Sandrini squalificato e Savelloni con un infortunio, e noi la società sa che è quella per noi una partita importantissima, quindi stiamo valutando anche per quella situazione lì. E poi fondamentalmente noi non avendo il terzo portiere potrebbe anche essere una situazione. Abbiamo Mattias Funari che è in prospettiva un ottimo profilo, però potremmo anche pensare e valutare l'ipotesi di tesserarne. Resta in prova anche l'esterno ex Salernitana Cristian Chirieletti. Il presidente Corrado Chiodi ha dichiarato che la società rossoblù è disposta a sborsare 100.000 euro per il mercato. Così il direttore sportivo Alessandro Battisti. Lunedì mattina avremo sicuramente un incontro dove appunto valuteremo un po' la situazione in generale, in complessivo. Noi intanto ci stiamo muovendo perché è importante potersi muovere con anticipo, però ecco, lunedì mattina sicuramente col presidente ci metteremo seduti e poi faremo il punto della situazione. Ed è tutto per questa seconda edizione del TG6, l'appuntamento con l'informazione torna questa sera alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.